tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video sui capelli, andrò a farmi la tinta. Vi è piaciuto molto quel video dove vi ho fatto vedere gli acquisti che ho fatto da quel sapone, dove ho comprato tutte le tinte. Come vedete, c'ho già tutto pronto. E oggi voglio fare la tinta ai capelli perché voglio cambiare un po'. Una volta ogni tanto nella vita si può fare, quindi voglio provare, ecco. Non andrò a farlo su tutti i capelli, quindi non vi immaginate che mi faccio la cappoccia blu, perché no, perché già i capelli, io purtroppo ho un problema anche con i capelli, come vedete sono un po' diradati, perché in questo periodo diciamo, ho passato un periodo un po' stressante che vi racconterò in un secondo momento. Adesso non voglio rovinare questo bellissimo momento. E quindi un po' per la stagione che si dice che è la stagione che si perdono i capelli, un po' perché ero stressata, quindi ne ho persi una vagonata, tantissimi ne ho persi. Quindi volevo fare volevo sì, farmi diciamo una tinta, cambiare colore di capelli. Però non andando a rovinare proprio il capello, cioè insomma il capello ovviamente un pochino sicuramente si rovinerà. Io mi sono corsa ai ripari comprando le fialette per aiutare insomma il capello a non sbriciolarsi, ecco. E quindi oggi andrò a farmi questa tinta, però ci saranno vari passaggi da fare perché è un lavoro un po' lungo. Perché il mio capello comunque è colorato già di base. Io sono andata da una parrucchiera, ovviamente prima di fare tutto mani in alto, perché sennò potevo fare un casino. Ho chiesto alla parrucchiera se il mio metodo andava bene. Lei ha detto sì, però 40 volumi era troppo. Infatti avevo comprato l'ossidante a 40 volumi, però è troppo, ha detto, è troppo pesante, ci si brucierebbero subito i capelli. E lei mi ha consigliato di mettere i 30 volumi, che fortunatamente avevo in casa perché non l'ho ricomprata più, e andrò a mettere questa qui per andare a schiarire. Dato che ho il capello appunto colorato, c'è la possibilità, la signora mi ha detto che c'è la possibilità che diventano rossi e non gialli, perché ovviamente devono essere biondi per fare il colore, quindi dovrò fare due volte la decolorazione. Io adesso vedo se mi basta uno solo di questi, se mi basta uno solo di queste polvere decolorante. Se non dovesse bastarmi, questo video ovviamente lo vedrete tutto insieme, quindi non vedrete prima parte e seconda parte, perché comunque andrò a ricolorare. Vedrete subito dopo la seconda parte, dove andrò a ricomprare il colore e il decolorante, quindi farò tutta una cosa unica. Cercherò di provare a vedere se riesco a non metterlo tutto, dato che devo andare a colorare solo questa porzione di capelli. Adesso io ci ho messo un elastico, però non sarà questa proprio la lunghezza, perché preferisco farli leggermente un po' di meno, magari qui così. Adesso dopo mi calibrerò mentre farò la decolorazione. E quindi niente, non vedo l'ora di iniziare. Preparatevi, come vi ho detto, il lavoro sarà molto lungo, il procedimento sarà molto lungo, perché poi dovrò anche andarmi a fare una tinta nera sui capelli, perché vedete, sono diventata una vecchietta. Ho tutta la ricrescita, tutti i capelli bianchi, scusate, i capelli tutti mezzi usati, però adesso li andremo a sistemare. E niente, iniziamo subito a fare la tinta. Vi farò vedere un po' il procedimento, però accelererò un po' alcuni punti, perché sennò il video veramente verrà 3 ore, quindi non vorrei che arrivasse così tanto. Comunque il procedimento della decolorazione ve la faccio vedere, come la faccio io, ognuno ha il suo metodo, e ho preparato già i fogli d'alluminio. Inizio subito a fare la decolorazione. Allora, preparo gli strumenti. Questi qui sono quelli che vi ho fatto vedere nel video. Vi lascio qui il video se volete andarla a vedere, così potete capire quali prodotti ho preso, perché non ho preso solo questi, ho preso altri tipi di prodotti. Sto facendo il video con il telefono perché la fotocamera in bagno non mi fido, quindi no, perdonate la qualità, ritornata ancora agli albori, insomma. Però la macchina sono riuscita, dopo vi dirò in un video, sono riuscita a calibrarla, però devo ancora fare qualche modifica, quindi intanto continuo a usare il telefono. Però volevo fare questo video per farvi vedere. Voglio fare un'altra premessa, poi non parlo più, facciamo subito il video. Allora, io non sono una professionista, non andate a guardare quello che faccio, io lo faccio solo a scopo
diciamo, di intrattenimento, quindi lo sto facendo sui miei capelli, non l'ho fatto su altre persone, non lo farò mai su altre persone, perché se voglio rovinare i capelli, mi rovino i miei e basta. Se volete fare una tinta, prima di tutto andate da una parrucchiera che vi consiglia lei, se proprio volete fare come ho fatto io in questo caso. Io sono andata da prima di iniziare a procedere per fare il procedimento, l'ho studiato bene il procedimento, come devo fare. Ho parlato con una parrucchiera, la parrucchiera mi ha dato l'ok di quello che posso fare, mi ha detto che devo farlo con più riprese, io lo farò con più riprese perché non voglio rovinarmi il capello. Se vedo che la schiaritura è ancora scura, passeranno un po' di giorni perché dovrò rifare un'altra volta la schiaritura e non voglio che il capello si rovina. Se vedo che invece il capello è già un po' più chiaro, però manca solo diciamo un turbo, una schiaritura un po' in più, allora farò nello stesso giorno, nello stesso momento oppure il giorno dopo, dipende se mi basta o no la tinta, lo schiarente, un'altra decolorazione. Sarà un procedimento un po' complicato, quindi vi ripeto, non guardate, non fate quello che faccio io, non lo fate a casa, prima di farlo, se volete farlo, parlate con una parrucchiera. Per sicurezza, per precauzione, non voglio che qualcuno diciamo, lamentarsi, magari perché si è rovinati i capelli e dopo è colpa mia, no. Quindi, mi raccomando, andate da una parrucchiera. Questo video è solo a scopo di intrattenimento, perché mi piacerebbe coinvolgere anche voi con i miei pasticci. Verrà bello? Cioè, verrà una cosa bella oppure verrà un pasticcio? Chi lo sa? Iniziamo subito. Vado a dividerli. Scelto una ciocca, vado a prendere una carta stagnola e vado a mettere un cartoncino dietro in maniera tale che rimane un po' più rigido quando vado a colorare il capello e vado a scegliere la lunghezza che io voglio decolorare. Ecco, questa sarà la lunghezza mia della decolorazione, così. Perché questa parte qua rimane nera, mentre questa parte qua, così, ecco. E inizio a mettere il colore. Non so, ho una paura tremenda, scusate, ma... We'll be right back.
provo a fare quell'altra, ma purtroppo penso che il colore non mi basti e quindi farò un'altra seconda ripresa perché andrò a comprare un altro decolorante, perché ovviamente non mi basta. Adesso faccio la posa, poi dopo vedrete semmai il risultato alla fine, perché dovrò fare anche questi e devo comprare un altro decolorante perché l'ho finito, e quindi farò un altro 2-3 ciocchi da questa parte qua, vediamo quante ciocche mi rimangono. Purtroppo non ho calibrato bene la situazione, pensavo che bastasse uno solo, invece no, non basta. Adesso metto a 30 minuti, poi questo ovviamente, adesso metto questo per 30 minuti, faccio partire il timer adesso, poi controllo e vedo quanto tempo devo mettere ancora in posa, se è schiarito o no, vediamo. Questa è la seconda volta che faccio la decolorazione sui capelli, però non mi ricordavo proprio come funzionava il procedimento perché è passato tantissimo tempo dall'ultima volta, quindi adesso è come se fosse la prima per me, quindi perdonatemi i pasticci e anche il fail che mi manca l'altra parte. 30 minuti, ho messo 30 minuti, facciamo partire il timer da adesso perché ovviamente ho finito adesso. Ci vediamo dopo quando sono arrivata. Eccoci! Sto andando a comprare il decolorante mancante. Sono uscita proprio di corsa, perdonatemi. Allora. Ecco qua, questo è il colore. Come aveva detto la signora, è venuto proprio il rosso. Purtroppo in alcuni punti le punte sono ancora troppo scure. Infatti adesso, e poi ho fatto... è venuto una specie di degradé praticamente che voglio assolutamente recuperare. Dietro praticamente era, la decolorazione non è venuta proprio perfetta, ma adesso non riuscite a vedere niente. Ecco qua, ecco, adesso si vede un po' meglio, vedete, in alcuni punti è nero, in altri non è regolare, perché ovviamente ho messo male, colpa mia, perché forse l'ho fatta, ma vabbè, questa qui è la parte che devo ancora colorare. Comunque c'è anche la ciocca che era dall'altra parte, l'ho messa di qua, vedete, l'ho girata di qua, l'ho sciacquata solo con l'acqua, l'ho vedete, proprio rosso, non deve essere rosso, ma deve essere poi sotto rimasto nero. Adesso bisogna che le rifaccio la decolorazione. Ciao Giuliola. E quindi niente, ci vediamo dopo. Eccomi qua. Ciao. Ho comprato le bustine per fare la decolorazione, sto tornando a casa e faccio la decolorazione anche da quell'altra parte. Ci vediamo a casa per finire di fare la decolorazione. Scusate il casino sui capelli, ma ho cercato di recuperare un po' la situazione, non mi devo schiarire le sopracciglia, e ho fatto praticamente, ho recuperato un po' le parti mancanti della decolorazione, e devo aspettare 2 settimane. Aspetterò le 2 settimane prima di fare il colore, quindi nell'arco di questo tempo mi vedrete con i capelli rossi. Farò altri video, ovviamente non posso aspettare 2 settimane e poi non fare niente. Poi avrò, in queste 2 settimane avrò anche qualche cosa da fare perché ho molti impegni, quindi passeranno queste 2 settimane. Andrò a mettere una crema, un impacco per capelli, o c'ho una crema rigenerante della Mil Mil al cocco, scusate la mascherina ma l'odore è forte, è pure rotta.
e metterò questa maschera per appunto aiutare un po' il capello a non rovinarsi, e poi metterò le fiale. Ho letto che sulle fiale non bisogna lavarli, basta metterli direttamente, lasciarli in infusione, poi dopo pettinarli normalmente e non risciacquarli. Vediamo il risultato finale, speriamo in bene, speriamo che va tutto bene, che non ci sia niente di errore. Quindi vi aggiornerò, io vi lascio e ci vediamo alla fine, quando farò la seconda decolorazione. Eccoci qua per il secondo round. Questo è il risultato della prima decolorazione che vi ho fatto vedere. Ormai sono passate due settimane da quando ho fatto la decolorazione. Adesso devo farne un'altra. Farò un'altra decolorazione per cercare di farli diventare biondi, diciamo biondi proprio gialli. Devono diventare gialli proprio, biondi biondi biondi, e quindi andiamo a fare la seconda decolorazione. Prendo i guanti e vado a fare la stessa cosa che ho fatto nel primo video che vi ho fatto vedere. Vado a mettere i guantini, perché sono pronta. E però questa volta vado a mettere 40 volumi. Sono andata un'altra volta da un'altra parrucchiera, perché mi sono fatta tutte le parrucchiere per capire bene come agire, insomma. Sono riandata, insomma, da un'altra parrucchiera, perché la parrucchiera che dovevo andare, che era andata l'altra volta, non c'era. E quindi ho chiesto anche quest'altra parrucchiera, che mi ha detto: guarda, si puoi fare, puoi tranquillamente partire anche con 40 volumi, però mi raccomando, controlla, perché può essere pure che ti si rovinano. E quindi adesso andrò a mettere 40 volumi, quindi avevo fatto bene a comprarlo. Allora, inizio subito a preparare. Sono andata a prendere altre tinte, come avete visto nel video, e vado a tirare fuori tutto. Purtroppo sono rimasti scuri, non so perché, evidentemente ho fatto qualcosa che non va. Comunque pare che mi sono bruciata troppo forte. Adesso vado a fare la colorazione, però andrò prima a fare il nero, la tinta nera, per andare a
sistemare un po' la situazione, perché non sarà fino a qui il colore, perché vedete queste parti qua comunque sono tutte decolorate male, quindi voglio recuperare un po' la situazione e quindi non andrò fino a qua, ma bensì il nero lo metterò a metà, cioè praticamente solo questa parte qui colorerò di più. Ecco qua, guardate che disastro, questo è il risultato. Adesso bisogna vedere come è venuto fuori, cosa è venuto fuori più che altro. Io spero qualcosa di decente, di non fail, diciamo. Per adesso mi accontento di come mi viene, poi dopo vedremo. Ho voluto mettere anche un po' di, oltre al nero, anche mischiato un po' di blu, ho fatto un pasticcio, però vedremo cosa viene fuori. Perdonate la mia faccia mostruosa, guardate che casino, guardate che roba. Fortuna che ho comprato quello per togliere la tinta. Adesso devono passare altri 20 minuti, perché già 10 minuti sono passati, 30 minuti voglio tenerlo in posa, così il colore viene bello pieno. Qui c'è scritto proprio di tenerlo in posa sui 30 minuti, lasciare agire 30 minuti per un colore acceso e brillante. Cioè qua a fondo con acqua ti metto anche la tinta, questa nera, 30 minuti, se non mi ricordo male, sì, una trentina di minuti, ma tanto va bene, basta che mi copre i capelli bianchi, mi basta quello. Per adesso è così. Allora, vediamo un po', tenerla, faccio in spagnolo. Siamo spagnoli, lasciare in posa 30 minuti. Tutto completo e vedremo il risultato finale, cosa è venuto fuori, se mi è venuto il blu, se non c'è il blu, se c'è solo il nero, vedremo, non lo so, quel che viene fuori viene fuori. Noi ci vediamo dopo, perché andrò a sciacquare tutto e vedremo e vi farò vedere il risultato. Eccoci finale. Qua, questo è il risultato, spero che si veda. Ho messo una maglietta bianca proprio per farvi vedere il risultato ed è questo qui. Purtroppo non mi è venuto come volevo farlo io, praticamente avevo messo il blu qua e poi il verde sulle punte, ma purtroppo mi sono venute solo le punte verdi, però alla fine mi piace lo stesso, è un bellissimo effetto. Adesso vi faccio vedere da dietro, sperando che si veda qualcosa. Questo è il risultato da dietro, mi piace veramente tantissimo. È veramente un bel effetto, mi piace tantissimo, sono contenta che mi sia venuto così e non un pastrocchio, perché purtroppo evidentemente la tinta, il colore sotto di base non era troppo chiaro e quindi il colore è venuto questo. Adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Questo qui è il giorno dopo, quindi sto registrando il giorno dopo, perché il giorno prima era troppo tardi, era sera e dopo sono andata a dormire. Però l'effetto è questo qua, spero che con questa fotocamera si vede qualcosa ed è veramente bello, insomma mi piace troppo. Qui è venuto un pochetto più sbiadito, ma il prossimo lavaggio, prima di lavarmi i capelli, mi rifaccio la tinta, quindi ricorrerò a recupererò questo piccolo inconveniente. Però mi piace troppo, cioè veramente bellissimo. Fare questo video un pochettino più breve, l'ho rimpicciolito un po', ho preso un po' di qua, un po' di là,
perché non volevo che venisse un video troppo lungo e quindi l'ho rimpicciolito un po', ho preso solo le parti migliori. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciatemi tantissimo, supportatemi iscrivendovi al mio canale, così da poter fare altri video molto molto belli, interessanti. Attivate la campanellina per non perdere i video che verranno, perché ne sto progettando degli altri. Infatti il prossimo video lo vedrete vestita così, perché c'ho un po' di tempo, quindi voglio fare un altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!